sindaco tra pochi giorni, una nuova bellissima manifestazione qui a Grosseto Valfortò. Di cosa si tratta? È una manifestazione sul turismo delle radici. Roseto ha la tradizione dell'emigrazione, forte migrazione, soprattutto oltreoceano, Canada e Stati Uniti. Quindi noi ogni anno, per accogliere i nostri emigrati, organizziamo la 3 giorni. Quest'anno e l'anno scorso soprattutto l'abbiamo ampliata, perché prima era un solo giorno. Quindi 24, 25 e 26. Il 24 iniziamo con un'estemporanea di pittura. La mattina, ovviamente con i lavori e i candidati che saranno premiati, i primi 3 lavori, la giuria con persone esperte. Il pomeriggio faremo dei giochi che trattano il dialetto rosetano, più che altro per i bambini, perché i dialetti vanno mantenuti e vanno conservati. Purtroppo si parla italiano perché è giusto che sia così, ma non va dimenticato quella che è la lingua dialettale di ogni paese. Quindi noi, per riprendere il nostro dialetto, facciamo dei giochi a squadra con i bambini e la chiamiamo Rosetopoli, anche mettendo delle caratteristiche monumentali particolari. I bambini si dilettano e si divertono insieme agli adulti, perché poi è un miscuglio di generazioni, perché i bambini, non ricordando e non sapendo quali sono le parole, devono rivolgersi ai nonni e ai genitori, e quindi diventa una cosa molto bella. La sera c'è una cover band nell'anfiteatro. Il 25 c'è la presentazione di un libro sulla tornanza, sempre tornanza, erranza e restanza, di Antonio Prota, e lo faremo in una ex chiesa molto bella, strutturata, parlando sempre dei nostri emigrati. Il libro parla dell'emigrazione e di chi ritorna, qualcuno che ritorna. Ascolteremo 3 testimonianze dirette di emigrati che esprimono ciò che provano, sia quando rientrano e sia quando vanno via, o di gente che magari è rientrata nel proprio paese e ha aperto qualche attività. Il 26 c'è la giornata finale di questo turismo delle radici, con la Santa Messa alle ore 18, l'accoglienza al comune, alla casa comunale degli emigrati, il discorso del sindaco e un gadget di Roseto che loro si portano poi andando via. La sera c'è la seconda serata, quella finale del Rock Festival, con Fermenti della Valle del Fortore. E chiudiamo questa 3 giorni.